Benvenute e benvenuti al webinar Le Usciere e Danna dal titolo Un giardino e una vigna tra leopardi e manzoni. Il webinar rientra nella programmazione a supporto della didattica a distanza promossa dalle case editrici Le Usciere e Danna, tenendo conto delle esigenze didattiche emerse a seguito dell'emergenza sanitaria che obbliga la chiusura delle scuole. Interverrà Gino Tellini, professore emerito di letteratura italiana presso l'Università di Firenze. Insegna dal 1994 letteratura italiana al Middlebury College negli Stati Uniti. Ha tenuto seminari presso numerose università in Italia e all'estero. Per Danna è coautore, assieme al professor Bruscagli, della letteratura italiana Il Palazzo di Atlante. Non mi rimane che augurarvi buon webinar e lascio la parola a lei, professore. Grazie, grazie Erika. Buongiorno a tutti, grazie per essere presenti. Il tema della conversazione di questa mattina è un giardino e una vigna, quindi leopardi e manzoni, natura e arte tra leopardi e manzoni. Ecco, vediamo un po'. Ecco, questi sono i signori dei quali parliamo. A me piace sempre così avere presente l'immagine degli scrittori. Sono due ritratti famosi, sarebbe anche interessante commentarli. Mi piace sempre commentare anche le immagini degli autori, però questo ci porterebbe via del tempo. Perché la lezione, ecco qua. I Promessi Sposi, la prima edizione, la cosiddetta ventisettana, che esce nel giugno del 27, e poi la seconda edizione, che esce, come è noto, sono tutte cose molto note, esce a fascicoli fra il 40 e il 42. Ecco, la seconda edizione è illustrata con circa 400 vignette, questo è importante, che si devono per lo più al torinese Francesco Gonin, ma quello che è importante, al di là della qualità artistica delle vignette, che pure sono interessanti, quello che è importante è che sono state, come dire, programmate da Manzoni. Manzoni, conversando con Gonin, indicava il personaggio, come doveva la vignetta essere tagliata, essere impostata. Quindi è una sorta di interpretazione figurativa d'autore, d'autore. Ecco, e questo è l'autografo dello Zibaldone, conservato alla Nazionale di Napoli. Questa è una conversazione, lezione, questa di stamattina, diversa da altre che ho tenuto adesso in questi giorni, perché qui si leggono i testi, ecco, si leggono due pagine famose, ben conosciute. Una è la descrizione del giardino che fa Leopardi, che si legge nello Zibaldone, e l'altra è la famosa vigna di Renzo, che è nei Promessi Sposi. Questa è la prima edizione dello Zibaldone, che, come sapete, avviene tardi, avviene nel 98, 1898, per il centenario della nascita di Leopardi. Ecco, allora entriamo in argomento: Leopardi, il passo del giardino, Manzoni, la vigna. Prima viene Leopardi perché è del 26 questa pagina, però è una pagina privata dello Zibaldone. La vigna si legge pubblicamente nel 27, nella prima edizione del romanzo. Nei due casi la natura è vista come metafora esistenziale. Ecco, la natura, il giardino, la vigna sono visti come proprio una interpretazione della nostra esistenza, del nostro essere, stare al mondo. Dove metafora non significa che sono interpretazioni intellettualistiche. Il giardino è un giardino, probabilmente il giardino di casa Leopardi, e la vigna è la vigna. Manzoni, sappiamo, è un grande esperto e di botanica, ma anche di giardinaggio e di orticoltura.
la sofferenza e il caos del mondo è il titolo che ho dato a questo materiale. Ecco, il sommario è questo. Vedete le prime 30 slide fino alla 31esima, si parla del giardino di leopardi, poi si passa alla vigna di Manzoni. Ecco qua il giardino di leopardi. Ho messo, vedete, ribaltamento e desacralizzazione di un topos letterario. Il topos letterario è quello del giardino. Il giardino si sa da Petrarca a Boccaccio e poi nel 400, nel 500, ha una lunga tradizione, una ricca e suggestiva tradizione letteraria. Nello Zibaldone si legge un passo dedicato a una puntuale descrizione di un giardino. Forse proprio quello citato nel famoso, ricordate tutti, verso 3 delle ricordanze, vaghe stelle dell'orsa, io non credei a tornar per uso a contemplarvi sul paterno giardino scintillante, scintillante. Ecco, che cosa ci dice questa descrizione del giardino? È un passo che ci propone un sostanziale ribaltamento tematico, perché il giardino tradizionalmente compare come luogo di gioia, come luogo di delizia, di felicità, ecco, in una tradizione secolare. Qui invece Leopardi ci presenta il giardino come luogo di dolore, luogo di sofferenza, luogo di patimento. Ecco, questo è il ribaltamento del topos letterario che si propone Leopardi. Il giardino non è più il paradiso in terra. Ricordate durante la peste del 1348, il giardino indica la salvezza, dove vanno i 12 i 10 novellatori del Decameron. Ecco, non è più il paradiso in terra, luogo incantato di seduzione e di delizia, ma diventa una tragica metafora della sofferenza, possiamo dire addirittura della lotta per la vita. Ecco, luogo di dolore. Ecco, leggiamo insieme il passo. Allora, quelle sono le pagine dell'autografo, 4175-77, Leopardi scrive a Bologna e siamo nell'aprile del 26. Quindi sono passati 2 anni dall'anno delle operette, le operette le ha scritte nel 24, ma ancora non siamo alla rinascita, al rifiorire della grande poesia, non siamo al risorgimento pisano del 28, siamo appunto in questo 26. Momento di profondo scoramento, di coscienza del dolore da parte di Leopardi. Per cui anche un giardino fiorente, pieno di fiori, è visto come luogo di dolore. Entrate in un giardino di piante, d'erbe, di fiori, sia pur quanto volete ridente, sia nella più mite stagione dell'anno. Voi non potete volgere lo sguardo in nessuna parte che voi non vi troviate del patimento, del dolore, della sofferenza. Infatti il termine viene adesso. Tutta quella famiglia di vegetali, vedete questo occhio che guarda, come dire, con confidenza, solidale, questa famiglia di vegetali, anche le piante sono esseri viventi, e per Giacomo naturalmente, famiglia di vegetali è in stato di souffrance, il termine francese, patimento, qual individuo più, qual meno. Ecco. E adesso inizia questa osservazione puntuale per far vedere questo patimento, questa sofferenza che comunica il giardino. Là, quella rosa è offesa dal sole che gli ha dato la vita. Il sole gli ha dato la vita, ma poi il sole la offende, la ferisce. Ecco, si corruga, langue, appassisce. Là quel giglio è succhiato, vedete, crudelmente da un'ape nelle sue parti più sensibili, più vitali. Il dolce mele non si fabbrica dalle industriose, pazienti, buone, virtuose api. Non c'è volontà di fare del male in loro, senza indicibili tormenti, però lo fanno, indicibili tormenti di quelle fibre delicatissime del fiore, senza strage spietata di teneri
fiorellini. Vedete, è un occhio che indaga nelle pieghe delle piante, co come fossero esseri umani. E sono, non sono esseri umani, ma sono esseri viventi che soffrono. Quell'albero è infestato da un formicaio, quell'altro da bruchi, da mosche, da lumache, da zanzare. Questo è ferito, vedete, ferito nella scorza, è crociato, crociato, è tormentato dall'aria o dal sole che penetra nella piaga. E si parla di piaghe, sono come corpi vivi che soffrono. Quello è offeso nel tronco o nelle radici, quell'altro ha più foglie secche, quest'altro è roso, morsicato nei fiori, quello trafitto, punzecchiato nei frutti. Ho evidenziato, invece, le parole su cui richiamare un po' in modo particolare l'attenzione. Quella pianta ha troppo caldo, c'è un eccesso, questa troppo fresco, troppa luce, troppa ombra, troppo umido, troppo secco, proprio si soffre. L'una patisce incomodo e trova ostacolo e ingombro nel crescere, nello stendersi, non riesce a esprimere se stessa, l'altra non trova dove appoggiarsi, o si affatica e stenta per arrivare a trovare un appoggio. In tutto il giardino tu non trovi una pianticella sola in stato di sanità perfetta, è tutta una in gradi diversi, una sofferenza. Un patimento. Qua un ramicello è rotto, o dal vento, o dal suo proprio peso, è rotto e spezzato. Là un zeffiretto, guardate, un dolce soffio di vento va stracciando un fiore e se ne porta via. Vola con un brano, un filamento, una foglia, una parte viva di questa o quella pianta, staccata e strappata via, ne porta via un lembo di pelle, un lembo di carne. Intanto tu, e poi il tu a cui si rivolge, l'individuo, l'essere umano, davanti al giardino, che entra nel giardino, che frequenta il giardino, tu strazi le erbe con i tuoi passi, o bene o male calpesti delle erbe, non solo le calpesti, le stritoli, le ammacchi. Ne spremi il sangue, le rompi, le uccidi. Per scrivere questo ci vuole una forte sensibilità per la natura come creatura vivente, per la pianta come creatura vivente, per proprio il filo d'erba come creatura vivente. Quella donzelletta. La donzelletta, sapete, diventa un personaggio, sta per diventare un personaggio famoso. Il sabato del villaggio è del 29, è del settembre, se non ricordo male, del 29, ed è la donzelletta che viene con il passo dell'erba, con il mazzolino di rose e di viole, è stata in campagna e ha ferito a suo modo. Quella donzelletta sensibile e gentile va dolcemente sterpando e infrangendo steli. Questo è bello perché poi noi la vediamo in tutt'altro contesto che si porta il suo fascio dell'erba e le sue rose e viole e viole. E ha ferito le piante. Il giardiniere va saggiamente troncando, tagliando membra sensibili con le unghie, col ferro. Certamente queste piante vivono, vivono vuol dire continuano a vivere anche se ferite. Certamente queste piante vivono, alcune perché le loro infermità non sono mortali, altre perché ancora con malattie mortali le piante, gli animali altresì possono durare a vivere qualche poco di tempo. Lo spettacolo di tanta copia di vita, lo spettacolo, c'è proprio questo desiderio di una rappresentazione, infatti vedete lì, là, c'è proprio una sceneggiatura di questo spettacolo, lo spettacolo di tanta, proprio perché gli sta a cuore dire quello che ha da dire, è lì che dobbiamo arrivare, lo spettacolo di tanta copia di vita. Nell'entrare in questo giardino si rallegra l'anima, vedere tanti fiori, tanta vitalità. E di qui è che questo ci pare essere un soggiorno di gioia, in modo tradizionale, secondo il topos tradizionale.
Ma in verità questa vita è triste e infelice. Ogni giardino è quasi un vasto ospedale, è come un grande ospedale, che è luogo ben più deplorabile che un cimitero. Che un cimitero. Il cimitero certo induce a riflessiva tristezza, ma l'ospedale proprio ci inquieta. E se questi esseri sentono, o vogliamo dire sentissero, certo è che se avessero la facoltà di parola, certo è che il non essere sarebbe per loro assai meglio che l'essere. Ecco, qui finisce la pagina del giardino. Ecco, siamo nell'aprile del 26. Qui, questa accanto, vedete, è l'edizione bolognese del 26 dei versi. Ecco. Siamo dove c'è la poesia per il Pepoli, ma ancora la vera poesia non è nata. La vera poesia non è nata. Questa dei versi ripropone gli idilli, ma la nuova stagione è nel 28, fra 2 anni. Il giardino. Questa formidabile pagina sul giardino è preceduta nello Zibaldone da un brano altrettanto noto. Prima di questa pagina, nello Zibaldone, c'è un brano che inizia con l'affermazione categorica: tutto è male. È questo che vuol dire Leopardi. Per questo scrive alla pagina del giardino, per dire che tutto è male, tutto è male. E poi c'è un unico lungo periodo sintattico che precede la descrizione del giardino, dove ossessivamente la parola male è ripetuta 9 volte per ribadire a chiare lettere la posizione proprio radicalmente pessimistica di Leopardi in questo periodo. Quindi non ci sono dubbi riguardo al significato dell'intero brano del giardino, mostrare la inevitabilità della sofferenza e del dolore, del cupo pessimismo documentato anche, ecco, dagli endecasillabi sciolti della canzone al conte Carlo Pepoli, scritta un mese prima, nel marzo del 26, e poi inclusa nei canti. La morte è preferibile alla vita. Soltanto il non essere libera dall'infelicità inevitabile. È questo che abbiamo visto al termine della pagina del giardino. Eppure la pagina che abbiamo letto ci dice anche qualche altra cosa. Ci dice anche qualche altra cosa. Si nota un conflitto nella pagina che abbiamo letto. Io ora non l'ho sottolineato, leggendo lo sottolineo adesso. Conflitto è tra convincimento concettuale, tutto è dolore, tutto è sofferenza, e la sostanza espressiva, il linguaggio che usa Leopardi per sostenere questa sua idea. Quindi tra ragione e coinvolgimento emotivo c'è un conflitto tra l'idea che vuole comunicare e il modo in cui la comunica, le parole che usa per comunicarla. Il significato della descrizione rinvia l'idea che tutto è male e sofferenza. Anche lo spettacolo naturale di un giardino certifica questa certezza. Ma il linguaggio, la tecnica espressiva della pagina, trasmette il linguaggio e comunica un altro significato. Qual è quest'altro significato? La descrizione, mentre afferma razionalmente il concetto del patimento inevitabile, esprime per virtù delle scelte espressive, delle parole, delle parole alterate, esprime un'appassionata sensibilità per la souffrance universale. Eccolo il termine francese, che è il termine dei grandi moralisti francesi. Perché ha usato questo termine nel brano che abbiamo letto? Perché indica l'alone affettivo della compartecipazione sentimentale al dolore. C'è questa idea della sofferenza e c'è questa compartecipazione, questa emozione, questa vibrazione interiore molto forte di fronte al dolore. E che cosa significa questo? Questo significa un intenso attaccamento alla vita, significa un appassionato desiderio di partecipare al piacere di vivere. È questo che ci dà questa pagina, è questa l'originalità e la grandezza di questa pagina. E vedete,
Se si toccano con mano le vibrazioni interiori scaturite dal persuaso convincimento che tutto è male e dolore, ma la pagina ci comunica queste vibrazioni interiori, questo desiderio di vita, questo attaccamento alla vita che viene ferita e che viene in qualche modo penalizzata in questo spettacolo del giardino. La scrittura ha deposto il rigore sillogistico dell'argomentazione razionale, già nell'ossessiva iterazione d'apertura sulla parola male ripetuta 9 volte, e si avvale invece di sostanza metaforica, di insistite tese coinvolgenti in arcature sintattiche e lessicali. Adesso ne possiamo vedere qualcuna, ma a me interessa poi il loro significato. Si consideri per esempio l'amplificazione semantica ottenuta con le serie sinonimiche. Le serie sinonimiche a 3 membri, guardate, di piante, di erbe, di fiori, a 4, industriose, pazienti, buone, virtuose, le api. Le api che sono tutto questo, sono tutte epiteti positivi e però feriscono. A 5, a 6, ecco, c'è questa tensione espressiva. In essi antinomici, tra gli artifici innocenti del male. Questo è un male naturale. Poi vedremo in Manzoni un male diverso, frutto di umana scelleratezza. In Manzoni, qui no, questo è un male che è insito nel fatto stesso di vivere nella natura. Quindi gli artifici innocenti del male e gli effetti dolorosi del loro agire incolpevole. È questo che ci rappresenta. Le api non sono colpevoli, però fanno male, recano indicibili tormenti, in fibre delicatissime fanno strage spietata di teneri fiorellini. Ma quello che comunica questa idea che tutto è sofferenza, ci comunica un grande desiderio di vita, un grande desiderio per il piacere di vivere. E così la donzelletta, così il giardiniere. Ecco, antinomico sul piano più generale anche il rapporto tra la situazione, giardino, nel momento felice, ridente dell'anno e il quadro che essa, dove essa si svolge. Da una parte la strage, che si consuma addirittura con spargimento di sangue, l'abbiamo visto, dall'altra parte l'arcadica lenità dei contorni paesistici, dell'ambiente, dei personaggi, il giardino fiorito nella più mita stagione dell'anno, la rosa, il giglio, l'erea, delicatezza, è vero, degli alterativi affettivi, fiorellini, la pianticella, il ramicello, lo zeffiretto, la donzelletta. In questa ultima antinomia si desacralizza il topos del giardino, un mondo ridente e una realtà straziata, con effetti di spettacolarizzazione della sofferenza attraverso interne didascalie che organizzano lo spazio scenico, come dicevo prima, per dare risalto alla rappresentazione. La manzoniana vigna di Renzo, nei Promessi Sposi, che adesso vedremo, è metafora della volontà di razionalizzare il caos, però lo vedremo che cos'è. Il giardino leopardiano è metafora del male che affanna senza responsabilità individuale l'intero creato. Non si tratta di In Leopardi di cognizione del dolore umano provocato da iniziativa umana, ma di emozione di fronte al dolore naturale. Allora, quello che colpisce in Leopardi, il significato che ci viene da Leopardi, è questa cognizione del dolore, è questa consapevolezza, potremmo dire, del male di vivere, del dolore che fa parte dell'esistenza stessa. Questa cognizione però ci porta a che cosa? Ci porta a valorizzare la vita. La conoscenza è sempre, come dire, vitale. La conoscenza è sempre vitale. Questo è il grande insegnamento che, secondo me, si può ritrarre da questo giardino leopardiano. Vorrei chiarirlo ancora meglio. Le antinomie multiple su cui il testo si regge diventano antitesi tra idee e parole. Questo è l'aspetto tecnico. L'aspetto tecnico è rilevante, ma bisogna vedere poi qual è il significato
della tecnica espressiva. Proprio, vedete, dalla certezza che la morte sia preferibile alla vita, scatta l'angoscia per questo bene profanato e perduto. E qui il punto. La coscienza del dolore, ci porta a valorizzare la vita. Questo dico, la conoscenza, la consapevolezza è sempre vitale. È sempre vitale. È l'evasione, è il non conoscere, che non è vitale. Per la vita, ecco, vedete, la coscienza del dolore porta a questo intenso piacere, la vita gustata come valore incantevole e prezioso. Il significato della vita riscoperto con gli occhi di chi ha visto in volto la disperazione. Per venire alla cronaca, alla triste cronaca attuale. Noi ora chiusi in casa forse non abbiamo mai tanto valorizzato dentro di noi la bellezza di una passeggiata, come la valorizziamo ora idealmente. De Santis, la famosa frase di De Santis, ma che è sempre ricca, ricca sul piano interpretativo. Leopardi si parla della vita come disperazione, ma ce la fa amare. Ce la fa amare intensamente, per questo che anche il poeta del dolore, il poeta della sofferenza, diventa il poeta del gusto della vita e del piacere di vivere. E da tale contrasto nasce la grande lirica leopardiana. Però su Leopardi, ecco, guardiamo un po', ecco, ora si passa a vedere un'altra pagina, la pagina di Manzoni, quindi, viene resa pubblica nella stampa del 1827. Vado un po' avanti perché il tempo passa, il tempo a disposizione non è molto. Leopardi descrive, allora abbiamo visto, un giardino, mentre Manzoni descrive con pari attenzione una semplice vigna in un piccolo paese di campagna. Ecco, viene spontaneo parlare di democratizzazione del topos, del giardino. Il giardino, siamo a una vigna, che è una cosa un po' più domestica. E ribaltamento, anche in Manzoni, ribaltamento del topos, i grandi scrittori, quando fanno proprio un topos, un luogo comune, lo trattano sempre. A modo loro, con originalità. Non natura come ordine, come serenità, come realtà produttiva, ma in Manzoni vediamo, lo vedremo, natura come violenza, come violenza. Manzoni è un grande esperto e appassionato di botanica, di orticoltura, di giardinaggio. C'è un libro importante di vari anni fa di Maurizio e Letizia Corniati, Alessandro Manzoni, Fattore di Brusuglio, dove si parla proprio della sua grande competenza in questo campo. E si sente bene nella descrizione della vigna, questa competenza di botanica, di giardinaggio, di orticoltura. Ma non c'è nessuna indulgenza alla bella descrizione, alla bella pagina, alla prosa d'arte, né alla estetizzazione della natura, fascino del paesaggio. Manzoni non è attratto da queste cose. Quando si parla di Promessi Sposi, si parla di un libro del quale ancora non abbiamo finito di sottolineare la potenza conoscitiva che questo romanzo riesce a trasmettere. Non si deve finire mai di sottolineare la potenza conoscitiva, anche se circolano, anche nei manuali scolastici circolano, ci sono in giro interpretazioni, secondo me molto discutibili di questo romanzo. Dicevo, come per l'addio ai monti, non vanno lette queste pagine, così per la vigna di Renzo, non vanno lette come esempio di bella scrittura. Hanno un significato, come il giardino di Leopardi, e quello, su quello bisogna puntare nella lettura.
Nella lettura, ecco. Manzoni. Dopo, quindi siamo nel capitolo 33 dei Promessi Sposi. Aspettate. Ah, sì, va bene. Ecco, dopo l'epidemia di peste, Renzo, che come ricordate è guarito dalla peste e si trova nel Bergamasco, decide di recarsi a Milano per avere notizie di Lucia e quindi va verso Milano. Durante il cammino passa per il suo paese, dal quale lui è lontano da tanto tempo, vero? Lui è stato condannato, Renzo, come ricordate. E passando dal paese incontra Don Abbondio, tutto impressionato, come sempre, timoroso di tutto. E Don Abbondio elenca a Renzo, co come capita in circostanze simili, i tanti compaesani che sono morti durante la peste a iniziare da Perpetua, ma il curato Don Abbondio non è in grado di dare alcuna notizia a Renzo, né di Lucia né di Agnese. Per questo Renzo rimane tristo e scontento, co come adesso vedremo nella pagina che stiamo per leggere, per non aver avuto informazioni sulle uniche persone che gli sono care. Questa pagina è importante, questa della descrizione della vigna. Non si trova nel Fermo e Lucia. Fermo e Lucia, come sapete, non è la prima edizione del romanzo. La prima edizione delle Promesse Sposi del 27. Fermo e Lucia è la prima redazione che rimane manoscritta. Manzoni non la pubblica. Fermo e Lucia risale al 21-23. Lì non c'è la pagina della vigna. È introdotta nella ventisettana. Questo perché l'ho detto, non così per curiosità erudita, io mi inclino poco alla curiosità erudita, perché nel passaggio dal Fermo e Lucia alla ventisettana Manzoni taglia, riduce, non aggiunge, taglia e riduce. Invece la vigna l'ha aggiunta, vuol dire che questa vigna gli stava a cuore, ovvero nel momento della revisione, che si caratterizza per tagli e non per giunte, è aggiunto l'episodio della vigna, segno che è una pagina importante per Manzoni, è una pagina importante. Allora, vediamo e leggiamola insieme. Renzo rimase lì triste e scontento perché Don Abbondio non gli ha saputo dare notizie di Lucia, a pensare dove andrebbe a fermarsi, deve passare la notte. In quella enumerazione di morti del paese fattagli da Don Abbondio c'era una famiglia di contadini portata via tutta dal contagio, salvo un giovinotto dell'età di Renzo, a un dipresso, e suo compagno da piccino. La casa era a pochi passi fuori del paese. Pensò di andare lì a trovare, quindi a casa dell'amico. E andando verso la casa dell'amico, passò davanti alla sua vigna. E già dal di fuori, senza entrare, già dal di fuori, poté subito argomentare in che stato la fosse una vetticciola, una fronda d'albero di quelli che ci aveva lasciati lui. Prima di dover andare via, di dover scappare, l'ha lasciata, non si vedeva passare il muro. Renzo resta fuori, non entra, e però vede quelle le piante che si vedono da fuori, sono altra cosa. Se qualcosa si vedeva, era tutta roba venuta in sua assenza. L'ho sottolineato il rosso, questo bisogna ricordarsela, questa espressione. Era tutta roba venuta in sua assenza. E vedete l'immagine di Donin nella seconda edizione. S'affacciò all'apertura, vedete, della vigna. Del cancello non c'erano più neppure i gangheri. Il cancello è stato svelto. Diede un'occhiata in giro, povera vigna. Per 2 inverni di seguito la gente del paese era andata a far legna nel luogo di quel poverino, come dicevano. Questo, guardate. È di passaggio, ma quando si dice la solidarietà tra compaesani, il piccolo paese, la solidarietà, ci si conosce tutti e ci si vuole bene tutti, non è così,
Non è così. Manzoni lo sa, non c'è nessuna indulgenza per il villaggio. In Manzoni, la gente del paese gli ha saccheggiato la vigna. La gente del paese è andata a fare la legna con le piante amorevolmente piantate da Renzo, nel luogo di quel poverino, come dicevano. Sì, poverino, però si vanno a devastarlo. Viti, gelsi, frutti d'ogni sorta. Tutte piante produttive, quelle che ha messo Renzo. Tutto era stato strappato alla peggio o tagliato al piede. Si vedevano però ancora i vestigi dell'antica cultura, di quello che ci aveva messo con tanto affetto, con tanto lavoro che ci aveva piantato Renzo. Giovani tralci, righe spezzate, ma che pure segnavano la traccia dei filari desolati, qua e là rimessiticci oggetti di gelsi, di fichi, di peschi, di ciliegi, di sussini, tutta frutta, tutta è una produzione vitale, è questa curata da Renzo. Ma anche questo si vedeva sparso, soffocato in mezzo a una nuova, in sua assenza. Che cos'è venuto fuori? La natura è vitale, è potente, e che cosa ha prodotto? Una nuova, varia e fitta generazione, nata e cresciuta senza l'aiuto della mano dell'uomo. Anche questo va sottolineato. Nata e cresciuta senza l'aiuto della mano dell'uomo. Prima tutta roba è venuta in sua assenza. Nata e cresciuta. Che cosa viene in assenza della mano dell'uomo? Che cosa ci dà la natura? Che cosa produce la natura in assenza della nostra presenza razionale? Ecco la rovina di Renzo. Era una marmaglia d'ortiche, di felci, di loi, di gramigne, di farinelli, d'avene salvatiche. Queste piante le conosce, le elenca una a una, da maranti verdi, di radicchielle, da cetoselle, di panicastrelle, da tre tali piante, di quelle, voglio dire, di cui il contadino d'ogni paese ha fatto una gran classe a modo suo, denominandole erbacce o qualcosa di simile. E qui spesso si dice: guardate che pagina, questa è prosa d'arte, guardate questa puntualità analitica, questa sottigliezza analitica, poi l'ironia, denominando le erbacce, l'ironia. Sì, ma non è questo il punto. Si deve cogliere il significato di questa pagina. A Manzoni non interessa niente la bella pagina. Era un guazzabuglio di stelle, era una gran confusione, un caos di stelle che facevano a soverchiarsi l'uno con l'altro, a sopraffarsi l'uno con l'altro, o a passarsi avanti strisciando sul terreno, a rubarsi insomma il posto per ogni verso. Il caos è violenza, è sopraffazione, è prepotenza, una confusione di foglie, di fiori, di frutti, di 100 colori, di 100 forme, di 100 grandezze, spighette, pannocchie. Il male è affascinante, il male seduce. Di 100 colori, di 100 forme, di 100 grandezze, spighette, pannocchiette, ciocche, mazzetti, capolini bianchi, rossi, gialli, azzurri, belli, seducenti. Tra questa marmaglia di piante ce n'era alcune di più rilevate e vistose, alcune poi particolarmente belle. Non però migliori, attenzione, almeno la più parte, l'uva turca più alta di tutte, con suoi rami allargati, rosseggianti, vistosi, con suoi pomposi foglioni verde cupi, alcuni già orlati di porpora, con suoi grappoli ripiegati, guarniti di bacche paonazze al basso, più su di porporine, poi di verde, in cima di fiorellini biancastri. È la seduzione del mare, del caos. Il tasso barbasso con le sue gran foglie lanose a terra, e lo stelo diritto all'aria, e le lunghe spighe sparse come stellate di vivi fiori gialli, cardi, ispidi nerami, nelle foglie, nei calici, donde uscivano ciuffetti di fiori bianchi o porporini, ovvero si staccavano, portati via dal vento, pennacchioli argentei e leggeri, e continua in questa elencazione, le nomina una a una, le chiama per nome una a una. Questo
qui una quantità di viluccioni, sono quelle piante che fanno dei bei fiori, viluccioni arrampicati e avvoltati a nuovi rampolli d'un gelso, e avevano tutti ricoperti delle loro foglie ciondoloni e spenzolavano dalla cima di quelli le loro campanelle, candide e molli. Là una zucca salvatica, con i suoi chicchi vermigli, si era avviticchiata ai nuovi tralci di una vite. Ma vedete, i viluccioni soffocano il gelso e la zucca selvatica soffoca i tralci della vite, la quale, la vite, cercata invano un più saldo sostegno, aveva attaccati a vicenda i suoi viticci a quella, e mescolando i loro deboli steli e le loro foglie poco diverse, si tiravano giù pure a vicenda, come accade spesso ai deboli che si prendono l'un l'altro per appoggio. Di nuovo un riferimento che al di là della vegetazione va verso la società umana. Il rovo era per tutti. Quindi questo caos, questi erbacci, questo guazzabuglio e il rovo proprio di spini, andava da una pianta all'altra, saliva, scendeva, ripiegava i rami o gli stendeva secondo gli riuscisse, e attraversato davanti al limitare stesso, ecco, pareva che fosse lì per contrastare il passo anche al padrone, non si poteva neanche entrare in questa vigna. È indicativa la vignetta suggerita da Manzoni nella seconda edizione. Ma questo, il padrone sia Renzo, qui finisce la citazione, il padrone sia Renzo non si curava di entrare in una tal via. Gli è bastato questo colpo d'occhio. E forse non stette tanto a guardarla quanto noi a farne questo po' di schizzo. Lui si è gettato l'occhio. Manzoni si è soffermato a fare questo po' di schizzo. È chiaro che la pagina ha un significato. Ha un significato che va al di là di come Renzo vede la sua vigna, quello che si chiama così il significato metaletterario, dove lo scrittore riflette anche sul proprio lavoro, in questa pagina, alla quale resta la descrizione della vigna di Renzo. Ecco, Leopardi contesta l'idea romantica della natura intesa come oasi di quiete, di serenità. Manzoni contesta l'idea romantica della natura intesa come entità spontanea e selvaggia, come espressione di libertà, di individualità affrancata da regole e condizionamenti. Bella la natura selvaggia, è l'espressione della libertà. No, Manzoni non è d'accordo, non è Rousseau. La vigna è divenuta un impervio e prepotente groviglio di rovi, impervio e prepotente. Perché? Per la lontananza di chi la coltivava con tanta amorevole cura, per l'assenza della vigile ragione umana. La pagina racchiude per metafora il segreto del romanzo, il significato dei promessi sposi. Per questo è una pagina importante, per questo è una pagina che Manzoni ha voluto aggiungere. E qual è il significato del romanzo? È la razionalizzazione del caos prodotto dal buio della ragione, dal sonno della ragione. Il sonno della ragione, c'è questa bellissima opera di Goya, il sonno della ragione, come è noto, produce mostri. E i Promessi Sposi vanno in questa direzione e ci vanno in modo superbo in questa. Superbo, scusate, non è che Manzoni, ci vanno con molta energica determinazione conoscitiva. Ecco, questa razionalizzazione del caos prodotto dal buio della ragione è l'assenza della responsabilità individuale che porta al male, che porta alla sofferenza, che porta al caos. Era tutta roba venuta in sua assenza. E i Promessi Sposi, l'intero romanzo, indaga questo. Indaga questo, la violenza dei governanti che fanno venire la peste, quando i medici informano Don Gonzalo che nelle truppe alemanne c'è la peste. Don Gonzalo dice: a me non interessa nulla, è mio interesse che questo esercito passi, al resto ci penserà la provvidenza, che per Manzoni è una bestemmia, una cosa del genere. I Promessi Sposi indagano proprio in questa mancanza di responsabilità. Ecco. E guazzabuglio, abbiamo visto il termine guazzabuglio.
Il guazzabuglio delle piante nella vigna di Renzo ricorda il guazzabuglio del cuore umano nel capitolo decimo di Promesse sposa proposte del padre di Gertrude. Vi ricordate quando Gertrude supera l'ultimo esame con il vicario e ha detto sì definitivamente al farsi monaca e fu monaca per sempre? Allora la notizia arriva al padre e il padre è tutto felice, piange di commozione. Il principe era stato fino allora in una sospensione molto penosa per sapere che cosa la figlia avrebbe detto, avrebbe deciso. A quella notizia che la figlia ha detto di sì, respirò. E dimenticando la sua gravità consueta, andò quasi di corsa da Gertrude, la ricolmò di lodi, di carezze, di promesse, con un giubilo cordiale, con una tenerezza in gran parte sincera. Così fatto è questo guazzabuglio del cuore umano. Non è un mostro il padre di... Si può uccidere una figlia senza rendersene conto, credendo di fare il suo bene. Questo è il guazzabuglio. È qui che Manzoni vuole indagare in questa mancanza di razionalità. Il nesso è stretto tra gli sconvolgimenti del cuore e il rigoglio mostruoso di una natura vitalissima abbandonata a se stessa. Qui e là importano l'assenza dell'individuo come persona responsabile. La natura, lasciata libera a se stessa, produce erbacce, nonostante Manzoni non condivide le idee di questo grandissimo signore qui riprodotto qui accanto. In Manzoni non c'è la seduzione della naturalità istintiva. Perciò sono perché quell'elenco? Uno dice la grande de delle piante nominate una a una. Dice è una pagina di prosa d'arte, lui è un grande competente. Certo è un grande competente, ma le nomina una a una. Vedete, inventariate, scrutinate con tanta pervicace acribia nomenclatoria le infinite erbacce che infestano il terreno e lasciano appena intravedere i vestigi dell'antica cultura. Questo vuol dire che Manzoni ci vuol guardare dentro il caos e l'irragione del comportamento umano. Vuole indagare, vuole penetrare concretamente, cercare di capire per quello che è possibile, per quello che è possibile. L'ammirevole competenza del botanico, del botanico e dell'agronomo non ispira una pagina di raffinata perizia tecnica, la cosiddetta bella pagina, ma coopera al disegno del romanziere, alla sua volontà di arginare sul piano conoscitivo, di conoscerle, le passioni perverse che agitano i comportamenti umani. L'espressione passioni perverse è nel testo straordinario che è la storia della colonna infame, e che viene pubblicata, come sapete benissimo, la prima volta nella seconda edizione dei Promessi Sposi, a seguito del romanzo. E di chiamare per nome le erbacce, una per una, una per una. Guazzabuglio, la stessa parola, guazzabuglio nella vigna, guazzabuglio del cuore umano, ma guazzabuglio ritorna anche altrove. Prima dell'uscita del romanzo, nella famosa lettera cosiddetta sul romanticismo inviata nel settembre del 23, appena terminato la prima redazione del romanzo, al marchese Cesare D'Azeglio, che è il padre di Massimo, che poi diventa il marito di Giulietta, la primogenita di Manzoni. E nella domanda appena conclusa l'impresa di Fiume Lucia è la celebre lettera sul romanticismo. In questa lettera Manzoni, in un passo importante, contesta il romanticismo, quello che viene d'Oltralpe, il romanticismo irrazionale, fantastico, misticheggiante, medievaleggiante. Quel romanticismo dove si esalta l'irrazionalismo. Lo contesta come un non so qual guazzabuglio, eccolo, un non so qual guazzabuglio di streghe, di spettri, un disordine sistematico, una ricerca dello stravagante, una biura in termini del senso comune. Un romanticismo, insomma, conclude Manzoni, che si è avuto molta ragione di rifiutare di dimenticare se è stato proposto da alcuno, il che io non so. Sì, lo sa, lo sa. E lo ha rifiutato con un rifiuto categorico.
Merita rammentare, a proposito della vigna di Renzo, questo famigerato non so qual guazzabuglio di streghe messo in discussione nel 23. Guazzabuglio, appunto, è parola spia, dal guazzabuglio del cuore al guazzabuglio della vigna di Renzo e al guazzabuglio del romanticismo irrazionalistico che viene d'Oltralpe e che Manzoni rifiuta. È un po' tutta la cultura italiana. In ogni caso, il guazzabuglio indica l'assopimento della ragione che genera mostri, l'assopimento, siano streghe e siano le intricate pulsioni del cuore, intricate e complesse, o le erbacce di una vigna. I Promessi Sposi, questo straordinario romanzo che non si finisce mai di sottolineare, non si finisce di sottolineare il valore conoscitivo enorme che ci comunica oggi, e oggi ce n'è bisogno più che mai. Promessi Sposi si possono definire come, detta così tanto per il romanzo della coscienza investigante, del dovere paziente di resistere all'onda dell'irrazionalità, dell'irragione e della violenza umana. Perché su questo non ho insistito, ma i Promessi Sposi si mettono di fronte alla fenomenologia della violenza che si manifesta in tantissimi modi e sono la contestazione di tutto. La contestazione conoscitiva ce la vuole far conoscere e propongono la conquista di una salvezza etica e civile da difendere costantemente, ma che va guadagnata giorno per giorno con una dedizione costante, con una vigilanza razionale costante. Vi ringrazio per la pazienza, qui ora c'è la parola fine, ecco fatto.